Commozione per l'addio ai coniugi Grazzini, tantissime persone hanno riempito la piccola pieve di Arviano per l'ultimo saluto a Jeffrey e Letizia, la coppia di escursionisti che hanno perso la vita domenica scorsa sulle Apuane. Ex Balilla, stop allo stabilizzato, la soprintendente Angela Cordon ha confermato che il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali ha bloccato l'utilizzo di tale materiale nell'area sotto le mura. Piano sicurezza per il carnevale di Viareggio, vertice in prefettura, saranno 200 gli addetti alla sicurezza, 60 in più dello scorso anno, potenziato il piano della security in previsione di una maggiore affluenza di pubblico. Le giornate della memoria e del ricordo, il ricco programma delle iniziative sul territorio provinciale illustrato a Palazzo Ducale, il 27 gennaio la giornata della memoria, il 10 febbraio il giorno del ricordo. Sarà una stagione lanciatissima, un avvio di 2020 a tutto gas per la Virtus del presidente Nando Caturegli. Inverno caldo con i campionati toscani di cross a febbraio e quelli italiani di lanci a marzo. Un parquet ormai terra di conquista dall'inizio dell'anno, Gesam Lemure, Basketball Club Lucca Genova hanno giocato 4 partite al Palatagliate e hanno subito altrettante sconfitte. Non mancano le attenuanti, però... A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Aveva destato già nel momento in cui è accaduta la tragedia profonda commozione la morte dei coniugi Grazzini domenica scorsa sulle Alpi Apuane. E i funerali hanno confermato il grande attaccamento che molte persone avevano nei confronti di questa coppia che purtroppo non c'è più. Troppo piccola la pieve di San Giovanni ad Arliano per riuscire a contenere la folla di amici che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Jeffrey e Letizia. Nonostante il giorno feriale e l'orario delle 11:30 di mattina, centinaia di colleghi, amici e semplici conoscenti hanno voluto stringersi intorno al dolore delle famiglie dei due giovani, accomunati da un destino beffardo che li ha voluti unire nella morte così come erano stati nella vita, precipitando da quelle montagne che tanto amavano. Molti anche i colleghi di lavoro di Jeffrey, dipendenti della GEAL, che non hanno voluto mancare all'ultimo saluto a quel ragazzo che, venuto da lontano, aveva fatto di Lucca la sua casa. E tantissimi gli amici e le colleghe di Letizia, che prima di lavorare al negozio Primigi della Coop di Sant'Anna, aveva lavorato per molti anni in un negozio di Via Buia, nel centro storico di Lucca. Poche le parole, tanti volti solcati dalle lacrime. Una tragedia che ha segnato un'intera comunità e neppure il parroco Don Marek ha potuto trovare parole che potessero in qualche modo colmare il vuoto lasciato da quelle due vite così splendenti, affidando l'omelia ad un brano del libro dell'Apocalisse. Al termine della funzione, un lungo corteo silenzioso ha accompagnato le due bare fino all'adiacente cimitero, dove sono state sepolte l'una accanto all'altra. Addio Letizia, addio Jeffrey, mancherete a tutti. Ci sono intanto importanti novità che riguardano l'area dell'ex campo Balilla. Stop allo stabilizzato sul prato dell'ex campo Balilla per l'allestimento del palco del Lucca Summer Festival e del padiglione Carducci di Lucca Comics and Games. L'alto là definitivo viene direttamente dal direttore generale del Ministero dei Beni Culturali e a renderlo noto sono le opposizioni in Consiglio Comunale che hanno avuto un incontro con la soprintendente Angela Cordon per chiedere chiarimenti proprio su questa vicenda. Il Ministero ha deciso che vuole un protocollo d'intesa con il Comune per evitare che questo sterrato rimanga per troppo tempo appunto e non vuole più lo stabilizzato quindi per quanto riguarda i concerti e per quanto riguarda i comics. Il sindaco non ha rivelato questa cosa alla città e adesso si trova in difficoltà perché deve in qualche modo ottemperare a quello che è l'obbligo che sarebbe imposto dal Ministero. Noi chiediamo chiarezza perché le manifestazioni non devono essere perdute ovviamente, ma al tempo stesso il monumento deve essere assolutamente rispettato. Altro tema toccato durante la riunione, quello relativo alle ringhiere di sicurezza che dovranno essere installate sulle mura dietro richiesta della Procura della Repubblica a seguito della vicenda del bambino francese caduto nella cannoniera del baluardo San Regolo. Troppo impattante, secondo la soprintendente, il progetto presentato dagli uffici comunali, ma ancora nessuna modifica è stata avanzata.
La soprintendenza ha respinto questa prima ipotesi del Comune, però al tempo stesso da maggio ad oggi l'amministrazione non ha ancora presentato un progetto alternativo. Noi ci auguriamo che queste ringhiere vengano limitate al massimo, perché il monumento non può meritarsi assolutamente di essere ingabbiato. E su questo argomento giovedì mattina si sono riuniti con la soprintendente e il sindaco Tambellini, i vertici di Lucca Crea e Mimmo D'Alessandro. Una riunione, fanno sapere da Palazzo Orsetti, programmata da tempo. L'incontro si è svolto nel segno della massima cordialità e collaborazione per lo svolgimento delle prossime edizioni delle manifestazioni che interessano lo spazio del Campo Balilla, garantendo attraverso un'adeguata programmazione e progettazione il minore impatto e la più breve occupazione possibile sulla superficie degli spalti delle mura. Vertice in prefettura, varato il piano sicurezza per il carnevale di Viareggio dal 1 al 25 febbraio. La macchina della sicurezza del Carnevale di Viareggio è già in moto. In prefettura a Lucca le forze dell'ordine, il comune e la fondazione hanno messo a punto il piano per la gestione del pubblico per i 6 corsi mascherati dal 1 al 25 febbraio. Incrementati sensibilmente gli addetti alla sicurezza. In totale ci saranno 200 uomini fra vigilanti privati e volontari. I primi saranno impegnati nei controlli ai varchi di accesso con compiti di filtraggio e prefiltraggio, mentre i secondi, fra i quali anche appartenenti all'Associazione Arma dei Carabinieri, saranno dislocati lungo il circuito, con un piano di impiego che farà registrare un incremento complessivo di 60 addetti rispetto all'anno scorso. Risorse che si aggiungono alle forze dell'ordine a presidio dell'ordine della sicurezza pubblica. Per l'occasione il prefetto richiederà al Ministero dell'Interno rinforzi straordinari. 35 saranno i vigili del fuoco presenti. Dunque sarà un carnevale ancora più presidiato. È stato il successo dello scorso anno, con presenze record, a spingere la Fondazione e il Comune a potenziare il sistema della sicurezza, in previsione di un ulteriore aumento di pubblico. Secondo la prefettura sono attese 80.000 persone. 8 le telecamere che saranno disposte lungo il circuito a disposizione del centro operativo comunale. A breve saranno firmate le ordinanze da parte del sindaco per il consueto divieto di vendita di superalcolici e di uso di contenitori di vetro, lattine e bombolette spray per tutta la durata della manifestazione. Quanto all'allestimento in piazza Mazzini, la commissione di vigilanza dovrà fare ulteriori verifiche sulla tribuna lato mare appena montata al posto del palco. Anche se è carnevale, con la sicurezza non si scherza, ha dichiarato il prefetto Francesco Esposito. Per divertirsi bisogna davvero essere sicuri, soprattutto quando si partecipa a un evento con decine di migliaia di spettatori. Cambiamo ancora argomento. Presentate a Palazzo Ducale le iniziative legate alla giornata della memoria e al giorno del ricordo. Conservare e coltivare la memoria di eventi e momenti tragici della nostra storia e riaffermare quei valori di dignità, uguaglianza e libertà di ogni essere umano, con particolare attenzione all'infanzia. È soprattutto questo il senso delle manifestazioni dedicate ai giorni della memoria e del ricordo 2020. Un'importanza che diventa ancora più rilevante in un momento come quello attuale, che vede proprio quei valori tornare ad essere minacciati, insieme alla serenità di tanti cittadini e alla pace di molti paesi. Come ogni anno, Provincia e Comune di Lucca, in collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di molti comuni del territorio, hanno coordinato un programma ricco e articolato di iniziative per celebrare sia il giorno della memoria, il 27 gennaio, sia il giorno del ricordo, il 10 febbraio. Il programma generale è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Ducale. Naturalmente è portare alla cittadinanza e alle scuole una serie di iniziative che richiamino questo tema della memoria, che è particolarmente importante per il nostro periodo di smemoratezza e diciamo di approssimazione. I temi riguardanti il giorno della memoria saranno affrontati in primo luogo da una mostra a Palazzo Ducale, Educati alla guerra, nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia nella prima metà del Novecento, curata da Gianluca Gabrielli dell'Università di Macerata, che incontrerà gli studenti e gli insegnanti sabato 25 gennaio a Palazzo Ducale. Il ruolo degli insegnanti e i loro rischi, nasce a Lucca l'associazione Claret. Si è tenuta all'ITC Carrara la prima assemblea della neonata associazione Claret, fondata dalla professoressa Loredana Bruno, vedova del preside Cesare Lazzari. Questa associazione, il cui nome è proprio l'acronimo di Cesare Lazzari Attenzione, Rischi e Tutele, è stata fondata allo scopo di sensibilizzare le istituzioni rispetto alle condizioni di lavoro degli insegnanti e ai rischi a cui vanno incontro quotidianamente quando si trovano a prendere determinate decisioni.
Il preside Lazzari fu infatti nel mirino della magistratura per un'omessa denuncia in occasione dei gravi fatti di bullismo che videro protagonisti degli alunni dell'ITC. Sì, ecco, lo scopo di questa associazione non è certamente di tipo commemorativo, come potrebbe magari sembrare dal nome che comprende il nome di mio marito, Cesare Lazzari, ma diciamo che parte dalla sua esperienza per ridare poi la giusta dignità all'insegnante, al dirigente, a tutto il personale che opera nella scuola. C'è bisogno di questa chiarezza sulla normativa perché la dignità non passa solo dal valore economico che spesso si associa al mestiere dell'insegnante, ma piuttosto al modo in cui opera e alla serenità nella coscienza che noi lavoriamo per formare le nuove generazioni. Liam Gallagher sceglie Lucca Summer Festival per la sua unica data italiana dell'estate 2020. A 18 anni dalla sua esibizione con gli Oasis, torna sul palco di Piazza Napoleone, forte di un disco, Why Me, Why Not, che ha letteralmente esaltato pubblico e critica. L'appuntamento è per il 28 giugno, dunque, con Liam Gallagher. E adesso andiamo nella Valle del Serchio per parlare della Pieve di Loppia. Per secoli la Pieve di Loppia nel comune di Barga, per un vasto territorio che comprendeva tanta parte della Valle del Serchio, ha rappresentato il riferimento e la guida. Era a Loppia che si trovava il fonte battesimale ed era a Loppia che anche da paesi lontani si portavano i bimbi appena nati per celebrare la loro consacrazione a Cristo. Da Loppia dipendevano ben 28 chiese seminate in un territorio che dal Corellino arrivava fino alle porte della Garfagnana. La Pieve di Loppia, per il ruolo che ha rivestito, è stata anche meta di pellegrini e lo è ancora oggi, visto che dalla Pieve passa una delle tappe della via Matildica del Volto Santo, che poi prosegue per Borgamozzano ed infine Lucca. Senza esagerare, si può affermare che per secoli tanta della storia religiosa, civile e sociale della Valle del Serchio si è svolta sotto la guida della Pieve di Loppia. È vero che si tratta di storie lontane, dei secoli passati, ma ancora oggi resta il fascino della storia ed anche tutta la bellezza della Pieve romanica che sorge a Loppia. La Pieve di Santa Maria Assunta, situata lungo la via che collega Fornaci con Barga, su cui si affaccia il suo campanile secolare, è documentata a partire dal IX secolo d.C. La sua riconsacrazione dopo un restauro dell'edificio risale al 1058, a 962 anni fa. L'edificio conserva oggi le forme romaniche del XII secolo. All'interno le arcate di pilastri che scandiscono le navate sono rivestiti di intonaco decorato a finta pietra con la classica bicromia bianconera. Oltre all'altare dorato e scolpito risalente al XVII secolo, la chiesa conserva alcune tele di epoca seicentesca. Nel transetto di sinistra, a pavimento a ridosso della parete di fondo, si trova l'organo a canne costruito da Domenico Pucci nel 1843-1845 e restaurato dai fratelli Marin nella seconda metà del XX secolo. Della Pieve di Loppia, di questo gioiello architettonico e storico della valle, Noi TV parlerà prossimamente in un documentario. Puntata assolutamente da non perdere, venerdì sera alle ore 21, ospite dei nostri studi e di Dido, il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio. Per intervenire e porre domande sui temi riguardanti il comune del Tau, potete inviare sms o whatsapp al 360 10 38 330. Dunque il sindaco D'Ambrosio, ospite di Dido, venerdì sera alle 21 su Noi TV. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con le notizie sportive.